Passo la parola a Enrico Maria Fantaguzzi, che le famiglie di ragazzi con autismo conosce o potrebbe conoscere, perché è uno dei fondatori o il fondatore della pagina Facebook Io ho una persona con autismo in famiglia, che credo che nessuno meglio di lui ci potrà dare un quadro di quello che realmente provano i genitori in tutta l'Italia, perché comunque gli iscritti sono famiglie da tutta l'Italia. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato qua. Io ho anche un po' il compito così di commentare un po' gli interventi che sono stati fatti, secondo me estremamente interessanti, però abbiamo fatto delle belle parole, ma finché le nostre istituzioni il 9 di marzo del 2015 dicono che ci sono 4 casi su 1000 in Italia, e l'INPS che dice che ci sono 4 casi su 1000 in Italia e dicono che con 5000 indennità loro hanno coperto tutte le persone con autismo fino a 18 anni e quindi hanno dato l'indennità a tutti, questo vorrebbe dire che il mio gruppo Facebook ha il 100% delle persone con autismo in Italia. Sarebbe impossibile questo. Ecco, allora io dico, non andiamo da nessuna parte. Possiamo raccontarci fra di noi tutto quello che vogliamo, ma finché le istituzioni non prendono atto che sono 1 su 68, che è un'emergenza sanitaria, che tutta l'Europa riconosce. Se andate sul sito del Ministero della Salute italiana, ci sono 218 pagine cercando autismo. Se andate sulla pagina del Ministero tedesco della Sanità, vengono fuori oltre 1 milione di pagine se voi cercate autismo, ok? 218 pagine, di queste ne ho contate 38 link che riportano alla stessa pagina, ok? Allora, negazionismo. Abbiamo negato che esisteva l'autismo. Ecco, quindi io solo 5 minuti per dire questo, perché la cosa, il dato che è stato dato stasera di 1 su 68, che è il dato reale, è un dato giusto, vero? In Italia chi deve decidere su di noi tende a dire che è un quarto, perché è lo 0,4%. Il 4 per 1000, 4 persone su 1000, lo 0,4%, signori, lo 0,4% in confronto a 1,5. E allora finché le persone che decidono avranno questi dati e sono convinti con 5000 indennità di aver dato l'indennità a tutte le persone con autismo da 0 a 18 anni, hanno una visione completamente sbagliata della realtà. E con questo noi possiamo raccontarci fra associazioni, fra fondazioni, fra comuni, fra province, fra regioni, tutto quello che vogliamo, ma se non c'è la consapevolezza lassù, noi non andiamo da nessuna parte. Questa è ADN Kronos, non è il giornale, questa cosa qui è un qualcosa che va a milioni e milioni di persone che prendono l'autismo come un discorso completamente diverso da quello che è. Finito questa piccola introduzione che mi ha fatto un po' così, veramente questo articolo mi ha fatto un po' arrabbiare, vi racconto un po' chi sono. Sono Enrico Maria Fantaguzzi, 10 anni fa fondo insieme ad altri genitori Rimini Autismo. Rimini Autismo è un'associazione di genitori di Rimini che nasce con l'idea non di rivendicare qualcosa, perché a Rimini c'era un centro autismo già che funzionava abbastanza bene, ma soprattutto per dare un aiuto al centro autismo per avere più forza con le istituzioni. Nasciamo quindi con l'idea che noi non facciamo terapie, noi non ci occupiamo di terapia, perché c'è il centro autismo che è il nostro creatore, in definitiva colui che ci ha promosso, e quindi noi nasciamo come genitori e vogliamo fare i genitori. Noi parliamo non di terapie, perché noi non siamo medici, noi siamo genitori e siamo i veri esperti della quotidianità,
di quello che vuol dire avere, quando, chiudere la porta, quando si chiude la porta di casa e si è in casa con un ragazzo con autismo. Cosa che nessun terapista sa, che nessun medico sa. Noi abbiamo questo sapere all'interno e dobbiamo lavorare su questo. Noi sappiamo come si toglie un pannolino a un bambino con autismo, non in base alle teorie, ma in base alla pratica, perché alle volte le teorie non sono applicabili alla realtà di una famiglia e quindi uno che si ritrova a dover fare delle cose che è impossibile che possa fare quel nucleo familiare, perché poi dopo la colpa di chi è? Ah, è del genitore, perché non ha messo in pratica la terapia. No, è sbagliata la terapia, perché non è stata fatta in base a quel nucleo familiare, alle esigenze di quel nucleo familiare. Quindi il concetto è che noi dobbiamo essere coloro che verificano se la terapia è possibile per quel nucleo familiare. Dobbiamo essere noi che andiamo a dire, ok, questa è la teoria, questa è il vostro modo di applicare, io dico che lavoro 12 ore al giorno, quando arrivo a casa sono morto, se mi dite di fare un'ora di terapia con mio figlio non ce la faccio. E quindi quell'ora di terapia purtroppo io non riesco a farla in questa maniera, non è nel mio nucleo familiare possibile. Ecco dove dobbiamo andare a raccontare che cosa vuol dire chiudere la porta di casa e ritrovarsi per 24 ore col proprio figlio. Lì siamo fortissimi, nessuno ci può battere, siamo assolutamente forti. Evitiamo di andare su a giocare in altri ruoli. Noi non siamo medici. Noi non siamo medici, non siamo noi che facciamo le terapie, non siamo noi che decidiamo il perché. Noi abbiamo la possibilità di scegliere quale terapia per nostro figlio, perché la terapia di nostro figlio dipende dalla nostra storia, dalla nostra famiglia, da un insieme di fattori, ma noi non decidiamo e non siamo medici, i medici fanno le terapie, noi siamo bravissimi al fare e a parlare della quotidianità, dei problemi di tutti i giorni. È qui che dobbiamo dare il nostro contributo, non nel andare a dire cosa deve dire il medico. Ecco dove tutta la nostra politica si è fondata, e si è fondata quindi sul discorso di dire: ma allora ci occupiamo solo di questo? No, ci occupiamo di un'altra cosa, di una cosa molto molto importante, di una consapevolezza diffusa, del fatto di pensare che ci possa essere un progetto di vita che noi possiamo immaginare bellissimo, il migliore, una diagnosi precoce, trattamenti adeguati, un percorso scolastico con personale specializzato, è il meglio che possiamo pensare, un supporto alla famiglia, l'inserimento lavorativo e la ricerca. Ma ragazzi, ma abbiamo fatto la metà. I nostri figli rimarranno persone con autismo tutta la vita se noi non sappiamo diffondere nella società la capacità di avere una formazione per un'accoglienza consapevole dei nostri ragazzi. Noi non abbiamo risolto nulla. Abbiamo fatto il più bel percorso terapeutico, il miglior percorso scolastico, tutto quello che vogliamo, ma alla fine, se la società che li deve accogliere non è pronta per accoglierli, che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto nulla. Abbiamo fatto una gran bella prima metà, ma poi il resto rimane a loro. Allora noi dobbiamo lavorare sulla consapevolezza. E in Italia sappiamo che non è così che c'è il miglior trattamento, non è così. E infatti in Italia c'è ancora meno di diagnosi precoce, i trattamenti adeguati sono ancora meno, il percorso scolastico con personale specializzato lasciamo perdere, il supporto alla famiglia non è così tanto come lo avremmo immaginato e come l'avremmo voluto, l'inserimento lavorativo, c'è meno ricerca. E allora che cosa copre quella parte? Copre il fatto che dobbiamo aumentare la consapevolezza dell'accoglienza dei nostri ragazzi. Quindi diventa ancora più importante per la nostra situazione il fatto che ci sia una consapevolezza diffusa nella società per un'accoglienza consapevole dei nostri ragazzi. Ecco dove i genitori devono lavorare, secondo me.
Ecco dove possiamo fare la differenza, andare a raccontare la nostra storia, andare a raccontare che i nostri ragazzi non sono per niente persone di peso alla società, ma se noi facciamo gli investimenti giusti sui nostri ragazzi, otterremo poi un know-how diffuso su tutta la società spendibile da tutti. Lo abbiamo dimostrato a Rimini. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Friendly Autismo Beach. Abbiamo formato gli albergatori, i bagnini. Quest'anno saranno oltre 60 alberghi con personale formato direttamente da noi. Ci saranno 50 bagnini col personale completamente formato. Abbiamo diffuso cartelli che riportano 4 cose sull'autismo che tutti quanti leggeranno e che quando torneranno a casa, nelle loro case, non le nostre famiglie, ma i turisti, potranno pensare che il loro vicino con autismo, ma allora io che quando lo incontro urlo per farmi capire come se fosse sordo, gli do fastidio, perché uno di questi cartelli davanti alla sala da pranzo dice: tenere un tono di voce gradevole permette alle persone con autismo di sedersi alla nostra tavola. E un altro cartello distribuito nella struttura dice: le persone con autismo e le loro famiglie hanno la precedenza sulla coda. E un altro cartello vicino alla zona giochi dice: avere un incontro, un momento di gioco con una persona con autismo fa bene al cuore di tutti. Ok, queste cose permettono a milioni di persone che vengono a Rimini in vacanza di prendere poche notizie sull'autismo che mi possono migliorare in maniera strategica la qualità di vita delle nostre famiglie e dei nostri ragazzi. Ecco dove dobbiamo lavorare in progetti di questo genere. Tra l'altro, l'anno scorso abbiamo impiegato 4 ragazzi con autismo come bagnini estivi nei nostri bagni, una situazione al limite della pazzia, nel senso confusione, luce, contatto con le persone costante e quindi doversi rapportare di continuo con le persone, cioè tutto ciò che ci dicono che i nostri ragazzi non sono in grado di fare. Bene, quest'anno 2 di quei 4 sono stati assunti direttamente dalle strutture, gli altri 2 sono stati richiesti e altri 3 bagnini ci hanno chiesto di far parte del progetto, per cui quest'anno saranno 7 ragazzi con autismo che lavoreranno come bagnini negli stabilimenti balneari. Se voi vedete una foto bellissima, mi spiace che l'ho cercata, non l'ho trovata, ma c'è un bagno preparato dai nostri ragazzi, una metà è stata fatta dal bagnino e l'altra metà dai nostri ragazzi. Ora, dove quella fatta dal bagnino aveva gli sdrai sì allineati, ma un po' così. Quella fatta dai nostri ragazzi, di una perfezione unica. Ecco, allora io dico, la situazione su cui noi dobbiamo lavorare non è impegnarci a tirar fuori terapia, quella è una cosa della parte sanitaria. Noi dobbiamo pensare al progetto di vita dei nostri figli, parte integrante del progetto di vita fondamentale, maggioritaria, è sicuramente la diffusione della conoscenza dell'autismo da parte di tutti. Da parte di tutti ci deve essere la capacità di accogliere in maniera consapevole una persona con autismo. Ecco dove noi dobbiamo lavorare, perché se no qualunque cosa noi possiamo immaginare, trovare, fare e inventarci per i nostri ragazzi sarà sempre limitata dal fatto che una volta finito quel progetto, finita quella situazione, non ci siamo più noi, questi ragazzi saranno nella società. Oppure no, oppure saranno in istituto. Allora scegliamo, li vogliamo in istituto o li vogliamo nella società? Qualunque sia il loro percorso, li vogliamo nella società, è ovvio, e allora dobbiamo lavorare per questo. Dobbiamo lavorare perché quando ci muoviamo i nostri ragazzi possono essere accolti. E guardate che sono poche notizie, poche cose. Un albergo che riceve una telefonata e sa, l'atteggiamento è stato bellissimo,
perché in un, vi racconto questa perché mi sembra molto bello. Una sera un babbo ha dovuto portare suo figlio a cena, in una cena d'affari, perché non sapeva dove lasciarlo, un ragazzo adulto, e quindi arrivano in questo ristorante un po' tirato, molto silenzioso, e il ragazzo, che è di solito un mangione, a un certo punto diventa catatonico, guarda sempre dritto nel vuoto, non mangia niente, e il padre era molto preoccupato, diceva: ma come mai, ma cosa è successo, aspetta, provo col dolce che gli piace, no, non gli va questo, ne provo un altro, insomma, lui non lo guardava neanche, catatonico. A un certo punto salta per aria con le braccia in alto e dice: gol! Tutti a guardarlo, tre tavoli più in là un signore si toglie l'auricolare e guarda il ragazzo. Lui stava ascoltando la radio di un signore che aveva l'auricolare tre tavoli più in là. Ora, in questo caso si è potuto vedere perché è venuto fuori, ma se nessuno si toglieva l'auricolare, che cosa pensavano tutte le persone che erano lì? Che quello era un pazzo. In realtà aveva fatto una cosa geniale. Aveva staccato tutti i suoi sensi, si era concentrato sull'udito e aveva ascoltato la partita dall'inizio alla fine da un auricolare di uno che era a tre tavoli più in là. Ma ragazzi, ma è una genialità, ma è una cosa potentissima, è una meraviglia. Ora, dove lo leggiamo? Lo leggiamo con una genialità o lo leggiamo come un problema gigantesco di salute mentale? Ok? Ecco. Dobbiamo sconfiggere questo, dobbiamo sconfiggere questa cosa. L'accoglienza, quindi, ci permette di dire che se io creo un percorso, lascio la cosa più preziosa che ho, che è mio figlio, e gli creo un percorso, questo percorso, se in fondo non ha qualcuno che lo accoglie, sarà inutile. Inutile. Quindi possiamo dire che il progetto di vita è un percorso la cui lunghezza varia in base alla complessità del disturbo, che ha come obiettivo l'inserimento della persona con autismo nella società. Cioè il percorso di vita, il progetto di vita deve avere come scopo il fatto non che mio figlio sia chiuso in un istituto, ma che mio figlio sia parte integrante, un ingranaggio piccolo quanto volete della società, che gira, che ruota, che va, che dà motore alla società, anche lui, perché lo possono fare, assolutamente, l'abbiamo dimostrato in più occasioni, e lo possono fare. E quindi è proprio una comunità pronta ad accogliere in modo consapevole. E facciamo un po' di autocritica, genitori. Quante volte ci siamo persi inutilmente in meandri stupidi, a cercare uscite da situazioni che non avevano un'uscita. Ci dobbiamo elevare, saliamo sopra, incominciamo a individuare degli obiettivi comuni a tutti i genitori, incominciamo ad unirci in generale, ma non autismo Siena, autismo Pisa, autismo Arezzo. 500.000 persone in Italia con autismo, sono 500.000 famiglie, ma questo vuol dire che possiamo tenere tranquillamente una statistica statunitense che dice che per ogni persona con autismo ci sono almeno 10 persone che hanno la vita fortemente modificata e alterata dall'autismo, e quindi vuol dire che siamo il 10% della popolazione che quando vede la parola autismo ha il cuore che sanguina un po'. Ma siamo un esercito e ci dividiamo in 5 milioni di rivoli da 100 persone che non fanno numero. Ma allora individuiamo, come facciamo ad unirci? Noi non stiamo insieme perché la pensiamo tutti nella stessa maniera, perché la vediamo in quella maniera, no. Le nostre vite sono tutte diverse, stiamo insieme perché abbiamo avuto un'esperienza di vita comune, ma ognuno di noi la metabolizza in maniera diversa, la vede come una cosa completamente diversa,
l'esperienza la vive. Per cui io sì, ho avuto una persona con autismo in famiglia, la vivo in una certa maniera. Io racconto sempre che per me l'autismo è stato, di mio figlio, è stata la cosa più bella che mi è capitata in famiglia. Un altro dice, per me è stata la tragedia più grande della mia vita. Quindi la stessa esperienza non ci può unire perché vediamo in maniera diversa. Allora troviamo pochi punti da condividere. Poi, se io penso che l'autismo viene da Venere, o che la miglior terapia per l'autismo è andare sul Sole e tornare indietro, e tu pensi che invece la miglior terapia sia andare su Marte e tornare indietro, a me non me ne frega assolutamente niente. Ognuno rimane con le sue teorie, ma noi dobbiamo individuare alcune cose importanti, molto importanti, perché se tutti portiamo una goccia, siamo capaci di fare un oceano. E i nostri numeri portano a questo. Quindi individuiamo assolutamente, qui, scusate, voglio andare, tre punti dove ne abbiamo già parlato. Ecco, dopo parliamo della produttività. Tre punti dove noi possiamo incontrarci su tre punti fondamentali. I diritti della persona, la scuola e il dopo di noi. Qualunque sia la terapia, qualunque sia il pensiero che noi abbiamo sull'autismo, qualunque sia la teoria, io non discuto niente, ma se i nostri figli non hanno i diritti di dignità della persona, i nostri figli non hanno un percorso scolastico soddisfacente, i nostri figli non hanno un dopo di noi accettabile, su questi tre punti qui, qualunque sia il nostro pensiero sull'autismo, possiamo convergere. Possiamo convergere in un'idea comune, un'idea che ci permette di essere uniti. Allora, poco importa come vediamo la vita, poco importa cosa pensiamo, ma che nostro figlio abbia i diritti, che nostro figlio abbia un percorso scolastico soddisfacente, che nostro figlio abbia un dopo di noi soddisfacente, su questi tre punti qui ci possiamo unire. Ma ci dobbiamo unire tutti, perché sennò qua non riusciamo a risolvere. Cambio un attimo presentazione, perché volevo parlarvi di un'altra cosa molto importante. Ecco, io sostengo che possiamo avere dei punti cardinali nuovi che ci permettono di orientarci e devono essere un po' così il modo su cui ci muoviamo tutti quanti. Quindi naturalmente un'accoglienza consapevole diffusa, in nessun luogo soli. Signori, abbiamo col nostro gruppo Facebook attivato dei progetti di solidarietà locale. Potentissimi, ci siamo incominciati a conoscere, ci siamo messi su una mappa. Voi non so se l'avete mai vista la nostra mappa, ma è assolutamente impressionante. Pensate, questi sono 2500 persone con autismo, cioè lo 0,5% delle persone che ci sono in Italia. Queste sono 2500, cioè lo 0,5%. Ecco, io dico che se noi ci incominciamo a conoscere localmente, chi c'è nella via dietro me? C'è sicuro qualcuno? Andiamo a conoscerci. Abbiamo attivato col nostro gruppo alcune situazioni di sinergie potentissime fra famiglie, del tipo che due mamme sole con due bambine, e che quindi erano a 24 ore al giorno con loro, si sono incontrate, hanno scoperto che le bambine erano compatibili fra di loro e hanno incominciato a scambiarsi le bambine per i weekend. Un weekend io prendo due bambine con autismo che insieme si gestiscono anche meglio, il weekend dopo lo prendi tu. All'improvviso queste mamme avevano due weekend al mese dopo 8 anni che non avevano mai avuto un weekend. Ma come? Una mi ha telefonato l'altro giorno e mi ha detto, ma da dove è uscita questa cosa impossibile? Voi pensate per i servizi cosa vuole dire regalare un weekend a una mamma? Vuol dire 24,
36 ore di una persona, questo è gratis. Con una soddisfazione enorme. Non è semplice, è una compatibilità difficile, addirittura queste due stanno pensando ad andare ad abitare nella stessa casa perché hanno trovato una sinergia potentissima, però è stato un caso. Non è semplice, non è facile, ma vogliamo dire che su 110 noi possiamo raccoglierle di queste situazioni e abbiamo cambiato la qualità della nostra vita, l'abbiamo stravolta. Allora conosciamoci, incontriamoci, stiamo vicini e ci dobbiamo mettere a disposizione l'uno dell'altro, perché il nuovo welfare non sarà più, non ci sarà più niente di quello che abbiamo visto prima, assolutamente. Il welfare non sarà più assolutamente una situazione come era successo prima. Perché se noi non incominciamo a darci una mano fra di noi, a diventare dei punti che ricevono ma che danno, non risolveremo mai il nostro problema. Ognuno di noi ha diritto a ricevere, ma ha un dovere dare. Sicuro, ricevere potrebbe avere bisogno, dare no, allora deve dare, allora incontrarsi, dare una mano al vicino e dire una parola buona a un'altra mamma che ha appena avuto la diagnosi e che sappiamo bene come andare a sbattere ai 200 contro un muro, si raccolgono poi dopo le ossa e si mettono insieme in qualche maniera, ma è comunque... alla fin fine così, ecco, dobbiamo creare delle sinergie fra di noi, allora diventiamo potentissimi, non c'è spreco, perché ci attiviamo anche noi genitori e diventa estremamente bello e gratificante sapere che abbiamo potuto fare qualcosa per un'altra famiglia e quindi dopo diventa anche... Uno vuol moltiplicare lo sforzo che fa. Insomma, dobbiamo assolutamente essere convinti che qua è l'unione che fa la forza e quindi quando c'è qualcuno in difficoltà, se siamo incapaci di metterci tutti quanti insieme, scopriamo che anche se siamo piccoli rispetto a determinati problemi, possiamo fare veramente la differenza. È una cosa quindi molto importante, stare uniti, diventa assolutamente essenziale, trovare le convergenze giuste e quindi l'abbiamo detto, i diritti delle persone, la scuola, il dopo di noi sono fondamentali, pensare a un futuro dove andiamo a vedere orizzonti non limitati al nostro orticello, ma andiamo a vedere un orizzonte molto più largo. Molto più lontano, non faccio il progetto per mio figlio, perché fare il progetto per mio figlio, spesso e volentieri mi trovo nel vicolo cieco e non ce la faccio più, e organizzarlo diventa un disastro, e così. La famiglia poi ha i suoi problemi, perché non è che, visto che abbiamo autismo, o una persona con autismo in casa, i problemi non ci sono, i problemi ci sono come per tutti e quindi delle volte i vicoli ciechi sono proprio lì dietro l'angolo, per cui assolutamente. E io sostengo che finché noi genitori non ci mettiamo in gioco e facciamo impresa, e un'impresa che possa dare dei servizi alle famiglie, servizi alle persone con autismo, servizi e prodotti per il mercato, io ai 5 poderi voglio farlo rendere. Io ai 5 poderi voglio fare una coltivazione biologica, ai 5 poderi io ci voglio fare uno scambio con Friendly Autismo Beach, quelli di Rimini li mando ai 5 poderi e quelli dei 5 poderi li mando a Rimini a fare le vacanze d'estate. No? Cioè il concetto, il nostro concetto deve essere proprio quello, dobbiamo metterci in gioco, ma qui non ci si può mettere in gioco su un'associazione 3 persone. Noi dobbiamo far sì che se uno si associa all'associazione,
Io sarei per dire aboliamo le quote, ma tu almeno 4 volte all'anno mi dai disponibilità di un certo numero di ore per fare lavori con noi. Ma che cosa me ne frega a me di avere le quote dei soci se poi questi vengono, pagano la quota e pretendono? Ma non è così, perché siamo abituati a questo, siamo abituati che io ho una persona con autismo in casa e quindi mi arriva la pensione, quindi mi arriva ma l'associazione non è questo. L'associazione è io mi prendo un impegno di aiutare almeno come posso le altre famiglie dell'associazione, stiamo insieme. Questo è l'associazione, non dire c'è il consiglio direttivo, sono loro che decidono, io sono qua che aspetto. Hanno fatto il tutto? Semplice così, Così è molto semplice, no? Allora io dico no, l'associazione deve essere fatta da tutti e tutti devono collaborare. Quello è la quota associativa. Della quota associativa che possiamo chiedere come associazione alle nostre famiglie, non ce ne facciamo nulla se queste non partecipano. E quindi si può fare una cooperativa d'utenti che possa dare sul territorio un insieme di servizi. Cooperativa di utenti, cioè noi compriamo servizi e li mettiamo a disposizione dei nostri utenti. Siamo tutti soci e incominciamo a fare impresa. E quindi io ho i miei ragazzi che vanno a lavorare, i bagnini danno l'incarico alla cooperativa e noi mandiamo i nostri ragazzi a lavorare sul mare. E voi avete il terreno dei 5 poderi e fate quella coltivazione particolare di quella zucca che c'è solo qui e che ormai è in estinzione e la facciamo solo qua. Ma attenzione, qui vuol dire mettersi in gioco. Ci sarà qualcuno che cambia lavoro. Ci sarà qualcuno che decide di dedicarsi in questa maniera. Ma perché no? Perché se non ci mettiamo in gioco qua, ragazzi, se stiamo ad aspettare, poi succede che ci continuano a dire che siamo 4 su 1000. Fra un po' diranno che siamo 3, perché stiamo facendo poco caos. E poi 2. E poi diventiamo una malattia rara solo di alcuni, anche se praticamente sono tutti con autismo. Qua, se non ci facciamo vedere attivi, pronti, non andiamo da nessuna parte. Perché chi decide? Ha quell'idea là. 4 su 1000. Ma non è vero. È 1 su 68. 4 volte di più. 4 volte di più. Ho finito. Quindi dobbiamo imparare ad essere promotori di sinergia a tutti i livelli. Dobbiamo incominciare a far ruotare tutti intorno ai nostri obiettivi. Questo per me è una cosa fondamentale. Dobbiamo proporre soluzioni, perché il vero problema è che quando noi andiamo a dare problemi alle istituzioni, non sanno come risolverli. Non hanno idea, sono disperati perché non sanno come risolverli in maniera effettiva. Noi dobbiamo arrivare lì. Questo è il problema, questa è la soluzione. Si fa così. A Gaeta, un bambino con autismo di 8 anni era a casa da scuola perché era arrivata una gomitata all'operatore che lo accompagnava col trasporto urbano e l'operatore non ha trovato di meglio che andare al pronto soccorso e denunciare il bambino per violenza. E la cooperativa non ha fatto altro che dire... Io non posso far lavorare un lavoratore così, il bambino non può essere accompagnato a scuola. 8 anni il comune ha chiamato la famiglia e ha detto: mi dispiace signora, ma noi non abbiamo soluzioni per questa cosa. Noi non sappiamo come fare a portare a scuola suo figlio. 15 minuti di bus, un bambino di 8 anni, tra l'altro calmo. La famiglia veniamo in contatto attraverso Facebook, dico: ma mi sembra una situazione incredibile.
incominciamo a parlare col comune e scopriamo che il comune ha messo a budget 16.000 euro da gennaio a giugno per quel bambino. 16.000 euro! Ma te lo organizzo io il servizio! Te lo organizzo io il servizio per quel bambino! Associazione locale, ABA, bene, 16.000 euro, 4 ore al giorno di un personaggio ABA a scuola, 2 ore al pomeriggio, trasporto compreso e qualche ora nel weekend è venuta fuori con quei 16.000 euro. Soluzioni. Il comune non aveva idea di come risolvere quel problema. È bastata una riunione in videoconferenza e dire: signori, se non siete in grado di dare soluzioni, le diamo noi le soluzioni. Ci date i 16.000 euro che avete messo a budget? Subito! Qual è il problema? Quello era un problema gigantesco, perché loro sanno bene che tenere a casa da scuola un bambino di 8 anni, se lo facevano un giorno in più, arrivava la denuncia, perché, signori, se io ho un altro bambino di 11 anni, lo tengo a casa da scuola, dopo un po' mi arrivano i carabinieri a casa. Come si può permettere un comune di dire alla famiglia: tenga a casa suo figlio da scuola? Tenga a casa suo figlio da scuola. E lo fanno. Allora io dico: soluzioni, noi dobbiamo dare soluzioni, non problemi. Il problema è secondario. Noi diciamo come fare, perché loro non lo sanno, non lo possono sapere. Un servizio sociale del comune non può avere una soluzione per un problema così specifico. E quindi andiamo avanti, salvo casi particolari. E quindi andiamo a presentare. Dobbiamo diventare affidabili per le istituzioni, essere presenti e sempre pronti. Dobbiamo essere capaci, visto che abbiamo sempre punti di vista differenti, di far sì che la differenza sia l'opinione diversa sia un ulteriore dettaglio della stessa realtà. Se io guardo questo libro dalla mia parte e leggo Associazione Autismo e vedo bianco, voi vedete verde. Se rimaniamo su queste posizioni, io dico che è bianco, voi dite che è verde. Ma se io dico: lo sai che l'ultima pagina è bianca? E tu dici che la prima pagina è verde. Orca, allora questo libro è verde e bianco, sai? Ecco dove possiamo trovare unità, nella capacità di unire i nostri punti di vista come un dettaglio migliore della stessa realtà. Sono punti di vista diversi di una stessa cosa, ma se li sommiamo sono dettagli della stessa realtà e quindi abbiamo una definizione migliore, più completa della realtà, che non è solo il nostro punto di vista, ma è il punto di vista di tanti. Quindi dobbiamo fare squadra, ma non dobbiamo fare una squadretta, dobbiamo fare la squadra di tutti, la squadra nazionale, la squadra che ci rappresenta tutti. Questo dobbiamo fare, perché se no continueranno a dire che sono 4 su 1000 anche fra 10 anni. Grazie, grazie.